Bentornati sul canale di Davy. Oggi ragazzi, operazione Iwo Jima, sia con giapponesi che americani. Vediamo com'è andata. Perfetto ragazzi, sono pronto per mostrarvi una partita. Allora, dobbiamo cercare di completare delle missioni, come per esempio non permettere alle truppe USA di sbarcare, aiuta a difendere Iwo Jima, questo è abbastanza palese, e poi dobbiamo coprire anche l'avanzata dei nostri kamikaze. Ecco qui, copri l'attacco kamikaze. Allora, vi dico subito che non sarà facile. Non sarà facile perché contro il B-24, il B-17, lo Zero è un fiammifero, ma contro qualsiasi aereo prende fuoco subito. Se avete avuto modo di giocare lo Zero, sapete perfettamente quello che sto dicendo. Quindi proveremo a fare giusto un piccolo attacco con lo zero e poi passeremo eventualmente all'attacco con il bombardiere americano. Allora, come vedete, lì ci sono i nostri kamikaze che stanno decollando, però ripeto, è una missione veramente impossibile perché adesso vedete cosa va a succedere. Ovviamente i bombardieri già respawnano in cielo, vedete, ecco, si vedono già i primi puntini, e avranno un'altitudine molto superiore alla nostra. Considerando che lo Zero, la potenza del motore è quella, non mi permette di salire più di tanto, e come vedete sono 1400 metri, però già abbiamo una differenza di 1000 metri sicuri, 1000 metri sicuri che devo recuperare non so come, e nel frattempo ovviamente i bombardieri vanno ad utilizzare le torrette in maniera manuale. Quindi sono 3, 3, 6, 3 bombardieri. E 3 cosa? 3 per 3? 9. 9 bombardieri, magari solo 3. Sono 9 bombardieri, vuol dire che, eh sì, 5, sono 9 puntini, abbi pazienza. Sarà difficile. Sono 3, 3, 6 e 3, 9. Sono 9. E quindi adesso vediamo un pochino come dovrebbe essere l'attacco dello Zero o di qualsiasi altro aereo giapponese contro i bombardieri. E poi faremo una partita. Subito dopo mi collego per farvi vedere della parte dei bombardieri, per farvi vedere appunto le differenze delle due fazioni. Vi dico già che l'aereo verrà distrutto perché non c'è possibilità di fare davvero nulla. Io finché prendo quota, guardate la differenza di quota. Il respawn non mi permette di andare a prendere una quota tale da fare un attacco diretto ai bombardieri, quindi magari adesso vedo cosa riesco a combinare, però è davvero difficile. Allora, sono almeno a 4000 metri, almeno. Guardate, con tutta la velocità massima che ho, lo so, loro vanno a distruggere la base. E noi stiamo a guardare. Secondo me avrebbero dovuto dare un pochino di più, un po' più quota a noi, già magari respawnati, o meno quota ai bombardieri. Poi, se dobbiamo parlare della realistica, va bene, ok, sono d'accordo, quindi i bombardieri devono restare alti e fin qui ci siamo. Però capirete bene che nel gioco è abbastanza complicato dare una copertura alla base perché non ho la potenza necessaria. Anche se dovessi girare il muso, non potrei mai e poi mai prendere i B-24 e i B-17. Quindi, perché guardate, sono a 2 km. Io, anche se alzo il muso, poi vado a finire la mia potenza. Guardate, 1,70, 1,60. E non ho più potenza. Non ci arrivo. Quindi, cerchiamo di prendere i caccia, magari, caccia nemici. Anzi, proviamo ad inseguire, ma ad inseguire per cosa? Proviamo, dai. Se no magari qualcuno dice, David, non è vero, invece con lo zero ce la fai a prendere i bombardieri. Io invece dimostro il contrario. E devo distruggere la nostra base. E capirete bene che è molto semplice per i bombardieri la loro missione. Tutti questi giocatori non è che non sanno giocare, perché evidentemente sanno che prendere quota è abbastanza difficile. Poi su 9 bombardieri, ok, ne butti giù uno, però gli altri 8 arrivano a destinazione, quindi vediamo un po' se perdono quote, se perdono la formazione. Io nel frattempo continuo a salire. Quel B-17 sembra tornare indietro. Ok,
anche perché loro non hanno basi dove ricaricare. Vediamo se resiste la nostra base, che viene distrutta poco alla volta. Ok, B24 è giù. Il loro attacco a loro lo fanno sicuro, lo portano a termine. Poi magari ci sono i giocatori che decidono, dopo aver sganciato le bombe, di lanciarsi con il paracadute. Questa poi è un'altra magari piaga del gioco. Però adesso dovremmo avere finalmente il tiro. Finalmente il tiro. Non ce la faccio a prenderlo. Non ce la faccio, non ce la faccio. Il pilota nemico ha perso i sensi. Quando muore l'aereo, quando viene distrutto. Ok. Dai, magari questo qui va a fallire. Dove sta? Eccolo. Ok, sono rimasti. Vediamo se riesco a beccarlo. No, ma non ce la faccio. È troppo. Il B-17 però non ha tantissime bombe. Soprattutto il modello B-17 dovrebbe essere. Che poi ogni sparo ovviamente mi va a. Mi fa perdere potenza. È rimasto davvero con poca vita la base, fortunatamente, però. Vediamo se questa volta è la volta buona per distruggere un bombardiere. Sarebbe davvero un miracolo. Allora, cerchiamo di prendere velocità. Ok, dai, via, 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 via. Adesso, adesso, adesso. No, sta sparando, lui sta sparando. Guarda, guarda, spara. Quelle invisibili, sta sparando. Maledetto, spara quelle invisibili. E vieni qua, fatti distruggere l'ala. Vai giù, vai giù, vai giù. Dai che vai giù. Ok, il motore mi sa che è andato il nostro quasi. Ok, va giù, va giù, va giù. Finalmente. Dai che è nostra. E vai, una kill per Devi. Però ci abbiamo rimesso il motore. Il motore è andato. Il motore è andato. Dobbiamo planare. Ok. C'è il B24. Comunque avete visto che solo dopo che le bombe sono state sganciate e che i bombardieri hanno perso la formazione mi è stato possibile tentare un attacco. Attacco che mi è stato anche abbastanza fortunato e sfortunato per il bombardiere, perché come vedete, guardate, l'aereo è stato completamente massacrato da tutte le parti, perforato destra e a sinistra. Grande, la prima volta che lo zero. Obiettivo missione completato. Copre l'attacco kamikaze. Grandissimo, non dirmi che vinciamo. Non ci credo. Ritorno alla base comunque, eh? Allora, la nostra base dovrebbe essere questa, però non è quella, è questa qui. Poi lì non so se si può caricare. Ritorno alla base. Non dirmi che hanno un'altra bomba, non ci credo. Perché è rimasta davvero poco, con poco la base. Fantastico. Siamo un po' veloci. Abbiamo perso il motore. Abbiamo perso il motore. E vai. Carrello, carrello, carrello. Flap. Atterraggio. Vai così.
Ok, ce l'abbiamo fatta, non so come, a tornare a riparare. Sono rimasti solo 4 giocatori. Allora, io direi no, no. Perfetto. Il nemico ha preso l'iniziativa. E vai, sono rimasti solo i B17, quindi adesso il nostro compito sarà cercare di distruggere i B17. Però direi che come prima parte del video può bastare così perché l'idea è abbastanza chiara. Adesso andiamo a vedere dalla parte dei bombardieri cosa bisogna fare. Piccola parentesi, i risultati dopo aver vinto la partita con caccia giapponese ASEM 5 Premium, 11.306 esperienza per il prossimo aereo, 61.000 crediti guadagnati. Eccoci con i bombardieri, come vedete il punto di respawn è ben 4.700 metri. Allora, prendiamo quota, ragazzi, ma quanti siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, pochi, siamo davvero pochi. Siamo 1, 2, 3, 4, 5, ce la facciamo a contare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerchiamo di rimanere quanto più in formazione possibile, perché la formazione è essenziale, però anche prendere un pochino di quota non sarebbe male. Dobbiamo distruggere questa base. Come abbiamo visto, avremo un vantaggio di quota per quanto riguarda i nostri nemici, però direi che dobbiamo prendere un pochino di quota, però un pochino la dobbiamo prendere. Il B24 ha un fascino incredibile questo aereo. Guardate, a me piace tantissimo il B24, forse anche più del B17 e del B29. Il B24 davvero bellissimo, davvero bello. Siamo in formazione abbastanza perfetta, direi. Certo, qualcuno si è un pochino lanciato nell'attacco, però per il resto direi che siamo abbastanza messi bene. Allora, io non so se ce la faremo questa volta a vincere, ciononostante mi sembra giusto farvi vedere anche la modalità bombardiere. Quello che sto notando è che ho notato in questa modalità di difesa in questo caso dell'attacco dell'isola di Iwo Jima, è che molte volte i caccia non fanno un attacco molto, molto buono, anzi una difesa dei bombardieri buona e attacco dei caccia avversari buono. Sono secondo me troppo passivi. Ora io non so se qualcuno sta decollando o è decollato dalla portaerei o sono respawnati tutti in aria, però secondo me dovrebbero in qualche modo essere più presenti. Allora, il Ki-84, abbiamo un'inclinazione di avevamo un'inclinazione di circa 10 gradi che mi permetteva comunque di avere una buona salita, sì. Allora, abbiamo esattamente a 0.4, 0.25, 0.4 e 0.85. Invece poi abbiamo quel bombardiere a 1,90 e l'altro 5,50. Ovviamente sono le distanze dei vari caccia e dei vari bombardieri. Allora, arriva quello lì, arriva, Web, web. Arrivano, attenzione perché sarà abbastanza violento lo scontro se quel Ki-43 riesce ad arrivare all'obiettivo. Vedete, io ero prima quella 6M5. Ho fatto bene a mostrarvi prima il caccia, perché sennò la differenza forse non si nota bene. Arriva. Grande l'F4, vai, F4. Vai così. Sono praticamente l'ultima ruota del carro.
Considerando però che il mio bombardiere non è assolutamente tutto sbloccato, quindi ci può stare che non dà il massimo. Ok, diminuiamo. Allora, le bombe che abbiamo non so se bastano però, non lo so davvero. Qui se potessi utilizzare il mio B29, farei davvero tantissima esperienza, perché ho il talismano comprato l'ultima volta durante lo sconto del quarto anniversario di War Thunder, quindi ne ho approfittato e ho preso il B29, il talismano, semplicemente perché con due basi distrutte già fai tantissima esperienza per sbloccare tutti i vari jet, l'F86, l'F9F, Cougar, insomma tutto quello che serve. Ragazzi, però non correte. Allora, abbiamo la base di fronte a noi. Quel Ki 84 ha preso quota, giustamente, giustamente adesso deve venire da me, perché mi sono staccato dal gruppo. Più che staccato, mi sono un attimo isolato, ma non per volere mio, sinceramente. Sono gli altri che hanno. Arriva, 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 arriva. Arriva, arriva. Stiamo facendo il solletico alla base. Davvero il solletico. Arriva. Ok. Sì. Aspetta, 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 ho perso un attimo il controllo. No, non ce la fa. Sganciamo, sganciamo perché altrimenti mi ha danneggiato il motore. No, non ce la faccio, non ce la faccio. Missione fallita. Missione fallita perché mi ha danneggiato proprio nel momento in cui dovevo prendere posizione. Mannaggia. Per poco, speriamo che faccia un pochino di danno. Non ero neanche in assetto corretto. Mannaggia davvero, però una kill l'ho fatta. Non lo so la base se viene danneggiata. No, no. No. Purtroppo no. Ho fatto 765, anzi ho fatto. No, ma poco, ho fatto 0.223. Davvero poco, però considerando che erano 8 bombe da 500. Più di questo non posso fare, ragazzi. Non dite che perdiamo per colpa mia. Allora abbiamo un motore. Ecco, adesso iniziano i problemi. Perché abbiamo un motore in avaria. Tra poco penso che cesserà di funzionare. Ciò nonostante, dobbiamo tornare ipoteticamente dopo l'attacco alla base. Base che purtroppo non c'è in questo evento, però vedete i colpi che ho subito, si vedono molto bene, eccoli qua. Guarda, 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 guarda. Anzi, sono anche fortunato. Sono anche fortunato a volare ancora, perché veramente ho subito dei danni strutturali incredibili. Ho l'ala destra molto molto danneggiata, però anche se non viene riportato abbastanza, forse sul display che vedete in basso a sinistra. Ciononostante si vede già il motore che sta perdendo colpi, sentite il rumore ogni tanto che emette. Allora, sono rimasti 4 aerei, però avete visto che la differenza nell'usare i caccia o i bombardieri direi che è davvero netta, quindi adesso dobbiamo un attimo volare, cercare di rimanere in vita e difenderci dai vari attacchi dei caccia nemici. Io direi di registrare ancora un pochino per viverla ancora fino in fondo questa avventura, questo evento, questo attacco, finché veramente. Ma mi sa che ho perso. No, non ho perso nulla, l'alettone. No, ho perso un flap, mi sa. Eh sì, ho perso un flap.
Sì, si vede, eccolo lì che manca. Chi è? No, ok, B17. Eccolo lì, obiettivo missione fallito, va bene. Ragazzi, però. Ci ha distrutto un flap. Quindi, se dovessi atterrare, dovrei tener conto anche dell'assetto che l'aereo andrebbe a prendere in caso dovesse aprire l'altro flap, perché ci sarebbe, insomma, una differenza tra l'ala che ha il flap e l'ala che non ce l'ha. Allora, però mi sa che mi ha. Eccolo là. Ecco, lo sapevo. Allora, olio 2, perché sali? Fammi capire. No, 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 no. Sali, sali. Allora, con due motori forse possiamo anche gestire. Però c'è l'olio 2 che sale. Però vorrei capire perché. Evidentemente è stato danneggiato il sistema di raffreddamento dell'olio. Sì, c'è scritto perdita, devi, buongiorno. C'è tanto di. Eccolo là, però. Eccolo là, sì. Sì. Ok, perfetto. Quindi tra poco perderemo anche il motore 2. Mi fa piacere, davvero. Vedo delle isole in lontananza che però non vengono riportate sulla cartina, sulla base, qui. Forse sono queste, non lo so. Invece questa qui è bella chiara, Iwo Jima si vede. Comunque, utilizziamo questo tempo per vedere se effettivamente il B-24 è in grado di volare con due motori, perché tra poco anche il secondo cesserà di funzionare. E vediamo se l'SB2 effettivamente ce la fa. Ci sono ancora 4 caccia nemici. Allora, il mio compagno di plotone, quello random famoso iniziale, prima ha scritto finita in italiano, poi ha scritto in inglese, adesso scrive in russo. Complimenti. Se segui il canale, un saluto ovviamente, però sei un poliglotta, cosa sei? Allora, io comunque. Eh sì, continuiamo così. Allora, abbiamo completato, copri la flotta. Dall'attacco kamikaze aiuta a catturare Iwo Jima, copre le forze di. Ah, eccola! Dobbiamo praticamente aspettare le forze di sbarco. Allora, facciamo una cosa. Faccio adesso. Stoppo un attimo a registrare e poi riprendo, penso, tra poco. Houston, abbiamo un problema. Sono con due motori con un B-24. E ovviamente adesso, come vedete, perdo quota. Peccato perché sono rimasti tre giocatori, quindi davvero non so cosa fare, non posso fare assolutamente nulla, quindi vediamo un pochino come continua la storia. Con due motori con un B24 e la quota che si perde. 9 km. Vediamo un attimo. Penso che lui intenda attaccarmi perché non c'è nient'altro da fare. L'ultima idea che mi è venuta è cercare di atterrare con un atterraggio d'emergenza sull'isola, però più di questo davvero non si può. Vediamo se riesco a portarmi con me il Ki-43. Arriva. Occhio che arriva. Ok, dai, privo di sensi, proprio adesso privo di sensi, proprio adesso ti dovevi sentire male. Wep, wep, wep. Un colpo, wep. No, 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 non fare quello che penso, non fare quello che penso. No, errore, perché coi flap? Niente, non si riprende più, non si riprende più. Una fine ingloriosa per un bombardiere che ha dato tutto. Salviamo l'equipaggio, dai. No, si è preso la kill. Te l'ho regalata, dai. Il B-24
che cerca di atterrare sulla porta aerei. Guardate le ali, l'apertura alare, e guardate la porta aerei quanto spazio dà. Secondo voi come andrà a finire? Troppo veloce. L'idea era buona, però sinceramente l'esecuzione lascia molto a desiderare. Non so se è possibile fare una cosa del genere, magari andando abbastanza lenti, semplicemente perché appena arrivate, appena toccate terra, appena toccate la porteri, c'è subito la torre di controllo, quindi davvero qualcosa di impossibile. Vediamo i risultati post Abbiamo subito la scontro. sconfitta. Allora, trofeo di battaglia, vediamo. Ovviamente tu il milione non me lo darai mai, mi dai semplicemente anticorazzato. Siamo arrivati ottavi, abbiamo guadagnato 15.000, 25.000 crediti, 3.300 di esperienza. Bene ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere quale parte vi è piaciuta di più, se con il caccia oppure con il bombardiere. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale in modo tale da non perdere nessuno dei miei aggiornamenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!